Senti, allora, prestazione garante e personalità, la squadra sa quello che vuole, nonostante siamo partiti un pochino sotto ritmo, però forse anche il pressing alto che faceva il Savona all'inizio, ma poi abbiamo preso le misure, abbiamo giocato, abbiamo segnato, abbiamo vinto la partita. Sì, no, una delle chiavi di lettura può essere il fatto che loro praticamente, non giocando la palla da dietro, saltavano sempre il nostro centrocampo e accorciavano in avanti, e quindi loro avevano guardato così, e quindi inizialmente facevamo fatica a ripartire, quindi spezzando il gioco, questi lanci lunghi non riuscivamo a prendere il ritmo. Poi c'è stata una fase della partita dove abbiamo avuto un aumento dell'intensità e abbiamo fatto bene. Quindi no, ma sono contento. Abbiamo gestito male tante ripartenze, tante azioni offensive. Ho già parlato ai ragazzi, è lì che dobbiamo lavorare. Infatti da quel punto di vista non sono contento. E quello che mi aspetto è una crescita sul piano della qualità nell'intensità. È un processo lungo, difficile perché non è semplice, però è lì che voglio arrivare. Spiegare a loro perché ogni tanto di mettere le mani in faccia e si girare. A tutto c'è una spiegazione, cioè Sì. gestivamo male le ripartenze, potevamo fare meglio, Sì. di più, Su siamo. 22 situazioni offensive abbiamo sbagliato 12 in modo importante, quindi più del 50%. È una percentuale che dobbiamo migliorare assolutamente. Mi convenzo, non c'è nulla da migliorare la scuola. No, assolutamente, ragazzi, Queste cose hanno vanno migliorate sì, man mano il tempo. il lavoro col tempo. Io rispetto agli altri allenatori ho praticamente questi 2 mesi in meno di lavoro, quindi probabilmente su alcuni aspetti, su alcuni contenuti o principi di gioco è normale che c'è bisogno di più tempo. Però adesso abbiamo trovato la quadratura, su questa quadratura possiamo avere delle varianti importanti e adesso dobbiamo continuare ad alzare il livello di qualità e di intensità del nostro gioco. Però, e sottolineo un però grandissimo, ogni partita sarà diversa da un'altra, quindi quello che mi aspetto è che noi siamo capaci di essere efficaci in qualsiasi tipo di partita che andiamo ad affrontare, come abbiamo fatto in queste ultime 4 partite. Tutto bene, a voler essere un pochino mignoli, comunque siamo spesso tanti calci d'angolo, non riusciamo mai a far arrivare la palla sul secondo palo, non riusciamo, abbiamo saltatori come Pomande, come Maccarone, non riusciamo mai a mettere un cross dentro l'area, un pallone dentro l'area per farlo più di testa. Ma adesso noi sicuramente lavoriamo sulle palle inattive, quindi sono una componente fondamentale per vincere partite bloccate e probabilmente gli avversari ci vedono contromisure, quindi anche qui è una crescita in qualità rispetto a quello che stiamo facendo adesso, però ricordo anche che a Reggio Emilia c'eravamo riusciti, e Pomante con la Carrarese di testa ha sperato la traversa, Ma che non l'ho già segnato. e questo intendevo questa Reggio Ah, Emilia, sì. sì. E anche col Sant'Arcangelo Maccarone stesso ha sperato il gol. È chiaro che avendo 6 saltatori dovremmo. Se battiamo 12 calci d'angolo, io non dico che 3-4 potrebbe arrivare con questi saltatori. 3-4, poi gli altri schemi, prima va, secondo va, corner corto e poi messa sopra. Cioè, qualche cosina, no, per sfruttare, perché è di fondamentale importanza, perché le partite sono tirate, no? L'ho Le detto partite non prima. è che se tu stai a vincere 2-0, 3-0, poi è chiaro che tutto quello che fai non conta più. Su una partita di 1-0, tu sei sempre sul più là, no? Perché può sempre capitare di solito, insomma. Assolutamente sì. E allora, se uno riesce a sfruttare meglio le palle inattive, mi piace punizione, ci stiamo molto bene.
stiamo lavorando, ci lavoriamo. È una parte, come detto, più importante di una partita, di una preparazione di una partita. Senti, perna in panchina è una procedura o...? Assolutamente no. L'avevo detto alla vigilia, lo dico adesso, per me e per noi è un giocatore fondamentale, per le caratteristiche che ha. E come ho detto, ho voluto sfruttare il momento favorevolissimo di Ceccarelli, sperimentare un attacco in modo attaccare diverso, però Perna per noi è fondamentale. Quindi zero bocciature, anzi, mi auspico che faccia una settimana importante e si metta nelle condizioni di chiedermi di giocare. Ma questo lo dirà il campo, gli allenamenti. Mister, questa nuova posizione di Ceccarelli la giudica un'alternativa o un punto di partenza lei, a conclusione di questo ragionamento? Può essere uno e l'altro. Vediamo di partita in partita, di avversario in avversario, delle condizioni di forma di Ceccarelli, di Perna, degli altri attaccanti. Ho varie soluzioni, non dimentichiamo che Mancini può darci un'alternativa importante. E quindi è una gara ad ostacoli. Chi arriva meglio il sabato poi magari si trova in vantaggio per giocare la domenica rispetto a tutti questi attaccanti che abbiamo. Una buona parte la potrebbe giocare la professionalità di cui le parlava domenica. Assolutamente sì. Ecco, mi piacerebbe approfondire con lei questo discorso. Quando lei parla di professionalità, che problemi ha avuto lei nel dover, diciamo, inculcare comunque diffondere la professionalità nei suoi ragazzi, e quanto secondo lei ha giovato rispetto a quello che è il rendimento della Villa Calcio? Allora, ne approfitto di questa domanda per spiegarmi meglio per cosa intendo io per professionalità. Per me la cosa più importante per un calciatore, oltre all'aspetto mentale che è la base, è quella di sapersi allenare. E per me essere professionali è il fatto di sapersi allenare bene. Faccio un esempio spiccio, perché lo faccio per un giocatore importante e maturo che capisce l'esempio che faccio. Pacilli per noi è un giocatore fondamentale, perché con la qualità che c'ha è quello che ci può far scardinare le difese. E quello che voglio da Pacilli è che lui cresca di professionalità negli allenamenti, nel capire dove deve migliorare rispetto alle situazioni di gioco che si trova ad affrontare. Quindi in questo senso, oltre all'aspetto generale del fatto di curare l'alimentazione, di curare bene il riposo, quindi di prendere tutte le precauzioni a fine di allenarsi bene, di avere bene la domenica, intendo proprio il fatto di sapersi allenare e ognuno di loro, rispetto al proprio ruolo, cercare di crescere in relazione a quelli che sono poi i principi di gioco che io voglio attuare. Non so se sono stato Saresti gestito in campo. A che punto siamo, se dovesse dare una... Stiamo crescendo, però possiamo fare molto meglio. Per esempio, un'altra valutazione che posso dire è che io dai tre difensori mi aspetto una crescita dal punto di vista dell'impostazione del gioco, che in fase difensiva siamo molto forti, però per come voglio sviluppare la fase offensiva pretendo che anche i difensori giochino la palla in sicurezza e quindi si cresca. E all'inizio della partita sia Zaffagnini che Pomante che Maccarrone non riuscivano a trovare i tempi di gioco, pian pianino, magari forzando anche qualche situazione, io ho preso più coraggio e quello ci ha permesso poi di sviluppare il gioco che piace a me. Ecco, in questo senso è legato all'aspetto professionale, nel senso proprio stretto della parola. Poi c'è l'Ascoli che gioca venerdì, Pisa pure, quindi non mi interessa. Non mi interessa. Ragazzi, potrebbe interessare. È ancora troppo presto, ad aprile vediamo. Mister, una cosa volevo chiederle io. È difficile mantenere, diciamo, a freno l'entusiasmo dopo questa bella cavalcata? Lei ha trovato qualche difficoltà? Al di là di quello che è il discorso entro lo spogliatoio, la sua squadra ha percepito qualche segno di... No, quello che mi interessa a me è che
parlo della squadra, dello staff, di quello che poi il lavoro quotidiano che facciamo, cioè non perdiamo assolutamente l'autostima, cavalchiamo questo momento che è un momento importante, però dobbiamo stare con i piedi piantati per terra, che basta poco per cadere, e poi quando cadi non sai mai come ti rialzi. Quindi l'invito che faccio, tanto la squadra lo sa, è quello di pensare solo alla Pistoiese. Io leggo le dichiarazioni che ci sono, sento un po' di umori, cioè il fatto che magari i tifosi, piuttosto che la società, piuttosto che voi giornalisti, c'è questo entusiasmo, sicuramente fa piacere, ma si ferma là, nel senso che il mio pensiero va al di là dell'allenamento di domani, quindi per me questo è fondamentale, perché poi i conti alla fine bisogna farli. I risultati positivi, l'autostima, l'entusiasmo aiutano, perché durante settimane si però deve avere l'equilibrio, deve avere l'equilibrio di gestire questi momenti. Se non hai l'equilibrio rischi di prendere una tramvata, e io tramvata non voglio prendere. È il comandante che deve gestire, è chiaro questo, no? Quindi quando io servo si possono anche torchiare i giocatori, no? Si fanno pure torchiare. No, io non sono uno che torca, poi cioè, nel senso. Nel torchiare nel senso buono, cioè, cercare sì. Di essere magari un pochino anche pedanti nel ripetere le cose che uno vuole, vengono accettati i contributi, e se invece tu vieni da una situazione con un risultato, un mezzo risultato, un periodo negativo, i giocatori stanno. Certo, l'aspetto psicologico. L'aspetto psicologico è quello del fondamentale, no? Però, ripeto, dobbiamo avere un grande equilibrio, dobbiamo essere maturi. Io sono convinto che andrà più avanti il gruppo più forte, non la squadra più forte. Proprio per le caratteristiche di questo girone, per le caratteristiche di ogni partita, e chi sarà più gruppo, secondo me andrà avanti. È chiaro che poi ci vogliono tutte le altre componenti, però fondamentalmente ci deve essere una grande forza dentro, un grande equilibrio. E poi mi piacerebbe che la nostra squadra fosse il primo tifoso dell'Aquila Calcio. Ci stiamo lavorando, mi auguro che ci arriveremo presto. Come mai hai messo gli allenamenti di mattina? Ho visto tutti di mattina, sbaglio? Sì, no, io credo che non è che una cosa che diciamo ho fatto negli anni scorsi, nel senso che qui ho fatto due conti, considerando il clima e sotto il superfino, quindi è incombiante la cosa. L'idea è quella di allenarci nel momento più caldo della giornata, oltretutto questo ci permette di far svegliare presto i giocatori, fare una buona colazione, di fare un buon allenamento, poi torno a casa che hanno fame, possono mangiare e riposare il pomeriggio. Quindi credo da questo punto di vista, spero che il periodo di adattamento sia corto e ci possa dare buoni risultati. Vabbè, mister, lei è stato pure a Udine, quindi diciamo questo tipo di clima non la spaventa assolutamente. No, sto vedendo ogni appunto. Mamma mia. Ma siccome tu disperato, siccome sei una persona che cura tutti i dettagli, anche questo è un dettaglio importante. Infatti ti ho spiegato perché mi è stato chiesto alle 11 e mezza. No, vabbè, non era tutti si allenavano la mattina, conoscendo, ti volevo sapere come volevi fare tu. Sì, quello è la motivazione. Perché la cosa più importante sono i calciatori. Cioè, il compito di se ti vuoi curare un gambo di più, lo puoi fare, non è buio, insomma. Sì. Ma dicevo, per quanto mi riguarda, la cosa più importante è mettere in condizione i giocatori di rendere meglio. Secondo me quando un allenatore fa questo, fa tanto. Quindi, siccome le componenti per mettere in condizione un calciatore di rendere meglio sono tante, se uno le segue tutte quante, alla fine bisogna lavorarci. È uno stile di vita che si dà anche al calciatore, no? Come dicevi, si alza prima, no? È uno stile di vita che tu dai a un professionista. Anche questo vuole entrare nella professionalità che tu dici. Sì.
Senti, prima quando andavo da Pistoiese, perdeva 1-0 e poi lo pareggiava. Adesso, da oggi, la testa riporta là. Sarà sicuramente una bella partita, una partita, diciamo, tra virgolette, di prestigio, e contro una squadra di blasone. Quindi mi aspetto che facciamo un'importante settimana di lavoro e arriviamo bene bene ad affrontare questo avversario. Poi i dettagli magari ne parleremo sabato in conferenza. Allora, ci sta pensando sul Benvenuto, Tiago come sta? Tiago ha iniziato in gruppo? In gruppo no, ha fatto differenziato, però sta aumentando i carichi di lavoro. Adesso vediamo come reagisce. L'augurio che mi faccio e faccio alla squadra è di averlo il mio possibile. Lei è uno molto attento alla settimana, questo almeno ci è parso di capire, quindi lei è una persona che è un allenatore di quelli che non ha, diciamo, una squadra tipo, ha, diciamo, 11 giocatori che esamina domenica per domenica. Mi ha colpito molto personalmente da un giocatore tipo Karkalis, che viene, insomma, a volte fa la tribuna, a volte scende il titolare, però insomma non paga mai dazio a quello che è. No, quindi, diciamo, tribuna l'ha fatta, sì, però sì. Adesso da quando abbiamo cambiato il sistema c'è sempre. Però comunque non risente del fatto di non dover giocare oppure del. No, ma io non ho problemi a dire il discorso di Karkalis, perché per me Karkalis è un giocatore molto molto forte, di grande prospettiva, grande margine di miglioramento. E è chiaro che in questo momento c'è una situazione consolidata, sono cose che lui sa, se no non le direi. C'è una situazione consolidata con i tre difensori, per una questione di esperienza, di forza, per una questione di amalgama, però è un giocatore che ho piena fiducia. Quindi sono le munizioni, prima o poi adesso dobbiamo vedere anche come la situazione di Mancarone, perché ha preso una botta e come sta? Sì. Oggi non si è allenato. Che ho visto, tornato un po' sugli alberi, c'era il numero 8 a Colombo, e ogni volta che provava a superarlo, gli dava una nuova struttura. Sì. Cioè, c'è stato un bel duello, c'è stato con l'8. Sì. Vediamo, speriamo, perché dagli esami strumentali non è evidenziato nessuna frattura, però se ha dolore rischiamo che non possa giocare. Vediamo, valuteremo di giorno in giorno, però a prescindere, chi giocherà darà il massimo sicuro. Altre situazioni non ce ne sono. La Pistoiese è una squadra che i derby la vince tutti quanti, quando affronta le Toscane le vince, però è molto scostante. Sì, è una squadra che ti può far male, magari ha momenti di difficoltà, però è un po' lunatico come squadra. Guardiamo a casa nostra, prepariamola bene. Quello che mi interessa è che sia chiaro che bisogna stare con i piedi per terra. Certo. Quindi, vediamoci questi minuti di gloria. No, io parlo dello so, però il messaggio che deve passare da me deve essere questo. Da questo punto di vista, almeno io quello che noto è che c'è un entusiasmo che, diciamo, circonda più la figura dell'allenatore che quella dei giocatori, perché comunque questo è un buon gruppo. Probabilmente la venuta di un nuovo allenatore ha dato delle giuste indicazioni a questo gruppo, quindi l'entusiasmo, comunque i piedi per terra, io credo che sia una cosa abbondantemente diffusa sui giornali, sulla carta stampata, sul web. Ciò che viene un po' più esaltato è il fatto che lei comunque è riuscito a dare un volto nuovo, un entusiasmo nuovo a questa squadra. Quindi insomma, penso che sotto questo punto di vista questi giocatori tre partite hanno fatto 5 punti e adesso si ritrovano secondo in classifica. Cioè non sono mai usciti articoli che dicono quello è fortissimo, quello. Non è che vanno in quel giocatore, esatto. Vanno all'allenatore. Esatto. Ma sì, ma infatti senza giocatori. Sì, sì, però siccome è un gruppo che bene o male è conosciuto qui all'Aquila almeno gran parte, quindi insomma si conosceva il valore, però adesso tutto ruota attorno alla sua figura, quindi diciamo che. Però sottolineate il fatto che c'è uno staff dietro che lavora, che non è che sono solo io. Assolutamente. Io da solo non potrei fare niente. Assolutamente. Prima cosa, ci vogliono i calciatori, ci vuole una società forte, sì. E poi uno staff che fa meno danni possibili. In sintesi è questo.
poi le altre cose, alchimie, cose, puoi inventare quello che si vuole. È la prima volta che vengo, può descrivermi il suo staff, da chi è composto e con quali ruoli, così almeno insomma, faccio passare. Abbiamo Mesiti, Mr. Mesiti che è il secondo, poi abbiamo due collaboratori tecnici, uno che si occupa del Match Analysis che si chiama Massimo Cirillo, che ho portato io, poi c'è Roberto Colussi che è lo staff precedente. E poi ci sono i tre preparatori, due che sono rimasti più uno che mi sono portato io. Io non ho stato nutrito, cerchiamo di non far mancare niente e, come ripeto, di fare meno danni possibile. Fisioterapisti? Sì, poi beh, quelli erano già, i fisioterapisti c'erano già, quindi la struttura è rimasta. Si sono integrati. La cosa positiva, ecco, questa è la cosa positiva, è che comunque c'è stata una buona integrazione tra i nuovi e i vecchi, e questo ha permesso anche di dare messaggi, diciamo, più chiari, più sereni, più incisivi alla squadra. Quindi non c'è stata, come dire, una sorta di schieramenti, insomma, preziosità tra persone intelligenti. Sì. Comunque si parla di persone intelligenti, i risultati si vedono, da questo è. Parlando di cercare di centrare, vabbè, sì, proverà pure qualche altro, non so, mette Facilli a questo gioco di come centrare. No, solamente... ho detto prima, noi la nostra punta centrale sicuramente è più importante, sì. Ferma. Abbiamo la possibilità di variare giocando con tre attaccanti, diciamo, breve linee, che giocano più con la terra in velocità, oppure la possibilità di giocare con un giocatore come Mancini che ci può permettere di giocare con due punte. Quindi questo è al momento le varianti che abbiamo, sulla base che stiamo portando avanti da quattro partite a questa parte. Fermo restando che, come ho detto in altre circostanze, questa squadra nella testa e nelle gambe la possibilità di giocare in modo diverso. Sì. Una curiosità, mi è parso di vedere in occasione della gara di domenica uno schema su punizione con uno scarico per Ceccarelli che poi ha messo la palla in mezzo. È uno schema che insomma le provate? Ne proviamo, ne proviamo. Non riescono, però ne proviamo. Okay. Va bene. Va bene.